Sole. Adesso Virginia Raggi, in faccia a faccia, candidata del Movimento 5 Stelle come sindaco per il comune di Roma. L'hanno passata ai raggi X, prima osservandola all'opposizione, poi attraverso le primarie online. I detrattori dicono che 1700 web voti siano pochini, ma Virginia, raggi appunto, vuole essere la prima donna sindaco di Roma. Cresciuta a San Giovanni, oggi vive nella periferia nord. Deve la sua passione per Grillo al marito, un regista radiofonico. Classe 78, avvocato civilista, Virginia è passata ai raggi X anche dal PD, che rivela ha svolto la pratica legale nello studio Previti, una sorta di peccato originale, tanto da ometterlo nel curriculum. Lei, caratterino niente male, ribatte, dopo Mafia Capitale, vedere il PD che si erge a moralizzatore fa ridere. In realtà lavora nello studio San Marco, che fra i tanti faldoni se ne ritrova anche qualcuno relativo a Berlusconi e allo stesso Previti. Ma chi dice che lei lavori per Forza Italia sarà destinatario di querela, mittente la Virginia, che dice un no alle Olimpiadi che fa discutere, accusa i sindacati di aver barattato diritti con assunzioni e sui rom, è netta quasi come Salvini, spendiamo soldi per mantenere persone che potrebbero lavorare. Ma Grillo e Casaleggio verranno a sostenerla? Non lo so, credo che ci sentiremo, risponde lei, come a dire a chi l'accusa di essere telecomandata dal guru col cappellino, che potrebbe persino farne a meno. Qualche monello diceva che lei piacesse più a Casaleggio che a Beppe e che poi il capo si sarebbe convinto che la Raggi buca lo schermo. Sarà vero? Lo vedremo stasera. Buonasera, avvocato Raggi. Questa è la sua prima apparizione televisiva. Benvenuta. Appena nominata, ha visto che raffica di ricorsi, un collegio legale, no, ma che cosa è? C'è stato di imbrogli? Che cosa dicono i ricorrenti? Non lo so, sinceramente credo siano polemiche un po' strumentali. Noi ribadiamo con forza che il Movimento 5 Stelle non è un tram sul quale si sale per poi magari fare il salto e saltare in un altro partito. Quindi se vogliono fare ricorsi che lo facciano. Senta, lei non vuole le Olimpiadi a Roma. Lei è molto giovane e non era nata, ma le ultime cose strutturali a Roma sono state fatte per le Olimpiadi del 60. Perché non riprovarci? Ma in realtà, vede, Roma, quello che è sotto gli occhi di tutti è che è una città completamente devastata. Noi abbiamo problemi sull'ordinario, sulle famose buche, i trasporti, i rifiuti. I romani ce l'hanno detto anche con la prima votazione che abbiamo fatto online, è stata proprio per far scegliere ai romani quali fossero le priorità da trattare a Roma. Noi siamo gravemente carenti sull'ordinario, perché andare a mettere carne al fuoco sui interventi straordinari? Peraltro l'esperienza ci insegna, e Mafia Capitale ce l'ha francamente dimostrato, che non, i partiti che sino adesso hanno governato Roma non sono bravi a spendere soldi per la città. Di fatto c'è un giro di corruzione enorme, si stima circa 650 milioni di euro l'anno solamente in corruzione. Noi abbiamo bisogno di riportare la città ad essere una città europea. Poi eventualmente, se saremo in grado di sistemare l'ordinario, si potrà parlare anche di interventi straordinari, ma così, francamente, è continuare ad alimentare questo giro di corruzione. Lei sa che queste priorità, le buche, il traffico, la nettezza ormai ai rifiuti, qualunque... Poi sentiremo anche altri candidati, tutti diranno la stessa cosa. Ma la sua ricetta qual è? Lei per le buche che farebbe, per esempio? Beh, per le buche, considerando che a Roma ha circa 8.700 chilometri di strade, le buche sono un problema democratico che coinvolge tutti i cittadini dovunque abitino. Esattamente. E il problema grosso, ce l'ha peraltro illustrato bene una recentissima inchiesta, è che a Roma gli appalti si danno agli amici degli amici, che lucrano. È sempre così, dai. Ma guardi, c'è un'inchiesta recentissima che ha proprio colpito un ufficio che riguardava gli appalti sulle buche, per cui i lavori vengono fatti male, non viene controllata l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, lo strato di asfalto che viene passato è molto più sottile di quello che servirebbe e comunque continuano a essere sperperati milioni e milioni di euro dei cittadini romani. Quindi la ricetta per le buche qual è? È ricominciare a controllare gli appalti, farli fare peraltro a piccole imprese, perché è giusto che tutti possano lavorare, non solamente le grandi imprese, e quindi convogliare i soldi che oggi vanno in un circuito sbagliato, in un circuito invece sano, corretto, e soprattutto ricominciare a controllare. Noi dobbiamo controllare. In Italia, a Roma, non c'è la cultura del controllo.
Dima Cusenza è il direttore del Messaggero, che è lo storico giornale di Roma. Che ti pare? Mi sembra che il compito di qualunque candidato sia improbo. L'avvocato Raggi ha sicuramente, penso, contezza delle difficoltà, una per tutte, aggredire il bubbone, come lo definisco io, cioè la macchina del Campidoglio, che è oggettivamente l'ostacolo maggiore a un risanamento della città. La cosa che mi preme chiederle è questa: lei ha parlato di uno sfoltimento della macchina comunale, 24.000 dipendenti che ci sono. Ecco, ma qual è la sua ricetta? Quella di Grillo, che dice che arriveremo anche ai licenziamenti di massa per ripulire la macchina, oppure ne ha un'altra? Ma la ricetta non è così semplice. Innanzitutto il bubbone è che per anni la mala politica e la cattiva amministrazione sono andate a braccetto. Quello che noi dobbiamo fare è ripartire dalle tantissime persone oneste e con voglia di fare che lavorano per Roma Capitale. Noi in questi due anni abbiamo conosciuto tantissimi dipendenti, tantissimi funzionari, tantissimi quadri e dirigenti che hanno voglia di sistemare le cose, ma per anni i politici li hanno tenuti ai margini. Pensate che non solo i dipendenti sono stati oggetto di mobbing, mobbizzati, isolati, alcuni dirigenti che hanno osato denunciare il marcio hanno ricevuto minacce a loro e alle loro famiglie. Ecco, io credo che noi dobbiamo, per far ripartire la macchina, per far disinceppare una macchina che si è inceppata, noi dobbiamo ripartire proprio da queste persone. Ma 24.000 dipendenti sono pochi, troppi, sufficienti? Questa è una bella domanda, perché vede, in realtà i conti variano a seconda delle giunte. Ogni giunta dice che abbiamo un fabbisogno di X o Y, in realtà nessuno ha mai fatto una fotografia dell'esistente. Per cui è fondamentale capire come sono allocati tutti questi dipendenti, ai quali si affiancano altrettanti dipendenti, tra i 24 e i 30.000 delle partecipate, che sono società che Roma Capitale ha creato per fornire servizi ai romani. La sua giunta verrebbe fatta da militanti del Movimento 5 Stelle o da persone estranee alla politica? Lo valuteremo, sicuramente le compete. No, beh, è vero, al momento siamo molto concentrati sulle soluzioni alla città. Questo l'abbiamo detto, ci piacerebbe peraltro presentare una parte della giunta, se non già tutta, prima delle elezioni, affinché i cittadini possano scegliere in maniera consapevole. Maria Teresa Meli, notista politico del Corriere della Sera. Allora, prego. Prego, sono ammirata perché meglio dei politici della Prima Repubblica non risponde mai. Parla, ma non risponde concretamente alle domande che le vengono fatte. Provo a farmi rispondere. Lei presumo che abbia firmato 10 punti dello statuto, la carta dei grillini, in la cui carta, c'è scritto che lei non può decidere da sola gli atti amministrativi nelle questioni giuridiche complesse. Significa che lei non può decidere il piano regolatore, ma deve passare per i garanti del Movimento 5 Stelle. Ora, perché un elettore deve votare lei se poi è come se votasse Casaleggio Grillo? Non è proprio così. Nel codice etico noi diamo contezza di non essere, di non volere un uomo solo al comando, ma di volere una squadra. Peraltro questo, mi lasci dire una cosa, che in questi due anni e mezzo di consiliatura noi abbiamo già sempre fatto. Roma è una città talmente complessa che pensare di poterla governare con un uomo solo o una donna sola al comando è assolutamente... Però, no? Sì, c'è una giunta, però attenzione, noi abbiamo una grande forza, che è quella di avere non solo dei consiglieri all'interno del Campidoglio, ma dei consiglieri all'interno dei municipi, dei consiglieri regionali, dei parlamentari e degli eurodeputati. E avere tutta una linea di persone che a vari livelli amministrativi, a vari livelli istituzionali possono collaborare per valutare al meglio scelte complicate e difficili che riguardano la nostra città, noi la vediamo come una garanzia, avvocato, e non come una diminuzione. Avvocato, mi scusi, il sindaco con questa legge ha dei poteri enormi. Uno che vota per lei non può immaginare che le decisioni più importanti le prendano i garanti, cioè Casaleggio, che è una persona che non si sa, è puro spirito, non si sa che è, che fa. Beh, chi l'ha mai visto, chi l'ha mai sentito, chi l'ha mai intervistato? Capisce? Questo è abbastanza inquietante. Dico, ma io ho voto l'avvocato Raggi o voto il dottor Casaleggio? Lei voterà sicuramente l'avvocato Raggi e voterà l'altra dell'avvocato Raggi, che è composta dalla squadra di governo, però appunto gli assessori. Chiederanno a Casaleggio che cosa devono fare sulle decisioni più importanti. Attenzione, no, lei voterà una squadra. Se riusciremo a trovarli tutti prima, sicuramente è meglio, sì. Questa è la nostra idea, anche perché non ci piace votare a scatola chiusa, l'abbiamo sempre fatto per gli altri partiti e questa cosa non ci piace. Anche perché la scatola di Roma ha uno scatolone a Milano, quindi... Ma no, non è così. Essere coordinati e avere una squadra per noi è fondamentale. Abbiamo visto come i vecchi politici hanno fallito sempre su Roma, presentandosi appunto con questo uomo solo al comando...
in realtà non ha fatto poi nulla, non hanno fatto nulla di ma buono. Ma per esempio anche una consultazione online per gli assessori per scegliere la squadra? Si può valutare, sì, si può certamente valutare. Per noi avere un rapporto valutare continuo. Valutare oppure quella la strada che percorrerete? Diciamo. È sicuramente una delle strade. In questo momento, devo dire la verità, siamo molto concentrati sulle soluzioni di Roma e questo peraltro, me lo lasci dire, è tanto più importante quanto alcuni dei nostri presunti avversari, perché ancora non sappiamo chi schiereranno in campo gli altri partiti, si presentano candidamente alle televisioni dicendo di non avere un programma e la domanda sorge spontanea, allora cosa vi candidate a fare? Avvocato, fare il sindaco di Roma è più complicato che fare il Presidente del Consiglio. L'idea che la Giunta venga votata online a me mi terrorizza. No, l'idea che la Giunta venga venga anche reclutata mediante la possibilità di aprirsi a tante personalità importanti e di rilievo e competenti, sicuramente ma questa è una scelta del sindaco, certo. E non una scelta, perché cioè, ci sono dei limiti, di 3.000 persone si manifesta eleggendo il sindaco, noi, poi noi ci apriremo valutando le competenze e valutando il merito, cosa che fino adesso i partiti non hanno fatto, visto che lo spoil system e la nomina di persone affiliate sostanzialmente ai partiti è stato il metodo scelto e abbiamo visto con che risultati. Ma per esempio voi escludete di poter attingere anche a qualche esperienza di altri partiti che magari si sono distinti in passato anche in ruoli diciamo con bene di prestigio? No, tutte persone homines novi, diciamo così. Noi vorremmo sinceramente, io credo che Roma abbia bisogno di rinnovare completamente la classe dirigente e la classe politica e i politici purtroppo hanno fallito. Senta, lei parlava delle partecipate, sono i due grandi moloch, sono i trasporti e la nettezza urbana. Come pensa di procedere? Privatizzandone una parte, privatizzando? No, per carità, non bisogna privatizzare. Tutto c'è. No, assolutamente, nessuna privatizzazione, però bisogna fare ordine, perché queste società partecipate, che appunto le principali sono AMA, la società che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e ATAC, che è la società che si occupa dei trasporti, sono state usate per anni dalla politica come bancomat, nel senso che non vigendo il limite del concorso per le assunzioni, di fatto venivano assunti amici eccetera, con uno sperpero di soldi, abbiamo in mente tutti i Parentopoli, con uno sperpero di soldi che di fatto è andato in stipendi e non in servizi. Ma lei che idea si è fatta per la nettezza urbana, per i rifiuti? Voi parlate di differenziate, eccetera, tutti ne parlano, farle è complicato, eh? Non è vero, è molto più semplice di quello che si pensa. Innanzitutto noi dobbiamo considerare che AMA ha un problema molto grande. AMA gestisce di fatto la parte di raccolta di rifiuti dalle strade, ma poi appalta o comunque affida a terzi tutta la parte dello smaltimento, che è una parte fondamentale perché di fatto ci si fanno soldi. Quindi noi ci carichiamo del problema, della parte non redditizia della filiera e lasciamo che terzi facciano soldi. Quindi lei accentrerebbe al comune anche lo smaltimento? Assolutamente, noi dobbiamo costruire dei centri di riciclo che consentano ad AMA di avere la proprietà degli impianti nei quali si effettuano queste operazioni di differenziazione ulteriore e che permettono ad AMA poi di andare a contrattare con i consorzi o con i privati che si occupano dello smaltimento. Però c'è un problema, lei prima diceva che dei 24.000 dipendenti vedrete eccetera, però ha appena detto che effettivamente ci sono delle sacche, diciamo così, da risanare tra di AMA e di ATAC. Ora il problema è proprio lì che bisognerebbe andare a toccare, quindi se c'è una parte, insomma, di dipendenti che sono o marci o comunque che non funzionano, è lì che bisognerebbe tagliare, quello che pensano tutti i romani del resto. Innanzitutto bisogna invece partire dai dirigenti. Dovrebbe assumere degli altri dipendenti pubblici. Non ho detto questo. Sì, perché se non dà più fuori lo smaltimento dei rifiuti lo deve far dentro, se lo deve far dentro deve assumere delle persone. Non è detto che non abbiamo al nostro interno sufficienti dipendenti per farlo. Diciamo che oggi abbiamo tanti dipendenti, sia diretti dell'amministrazione capitolina, sia indiretti tramite le partecipate, che non sono sfruttati appieno. Moltissime persone, da quanto ci risulta, sono sostanzialmente lasciate anche in stanze senza per dire, senza computer, senza sedia, semplicemente perché sono il frutto di una parentopoli. E queste persone alle quali noi, tutti noi, dico noi, voi, lei e il pubblico che ci segue, noi paghiamo lo stipendio per non fare nulla, allora tanto vale, visto che le abbiamo, iniziare a farle lavorare. C'è una cosa proprio banale. L'ATAC, sì, il mezzi di trasporto, ha 1,5 miliardi di buco. Come lo risolve? Allora, l'ATAC non ha solo 1,5 miliardi di buco, l'ATAC ha milioni di problemi. Innanzitutto, 1,5 miliardi di buco, quella guardi, la mia domanda. Innanzitutto bisogna recuperare gli sprechi di ATAC. Si inizia aggredendo l'evasione. Su circa 200-220 milioni di ricavi da sbigliettamento, quindi da emissione di biglietti, consideri che circa il 40%, quindi altrettanti 100 milioni, vanno a finire in evasione.
Quindi questo è un dato che già deve far preoccupare. Quindi se vince lei non si sale sull'autobus senza biglietto, come succede nelle città normali. Come succede nelle città normali. In più c'è tutto un altro discorso da aggredire, che è quello del circuito dei biglietti falsi. Circuito che non sappiamo a quanto ammonta, perché essendo un circuito nascosto, paradossalmente potrebbe pesare milioni e milioni di euro. E i partiti, che erano perfettamente a conoscenza di questa cosa, non l'hanno mai risolta. Quindi quello è un altro spreco che va aggredito. Poi dobbiamo andare a lavorare sulle gare. ATAC ha... diciamo, fino adesso ha gestito le gare con procedure negoziate. Sono delle procedure, per semplicità, ristrette, nelle quali partecipano pochi operatori che fanno anche, sostanzialmente, decidono il prezzo dei beni. Questo non va bene. Noi dobbiamo iniziare a utilizzare strumenti pubblici e pubblicistici con gare aperte a tutti per riuscire a ottenere prezzi migliori e qualità migliore. Ancora, abbiamo tutto un risparmio da fare sui dirigenti di ATAC. Però, che oggi scusi, sono... questi lei sta parlando dei risparmi futuri, giustamente, mi sembra giustizio. Ma lei mi chiede Roma... come aggredire il buco, no, il buco si aggredisce. Io gli ho chiesto come fa con 1,5 miliardi attuale, per cui normalmente 1,5 miliardi si chiude l'azienda, punto. Cioè lei come riuscirebbe a non far chiudere l'ATAC? Cioè come risolve, attraverso il buco di 1,5 miliardi? Esattamente attraverso quello che le ho detto, attraverso un'aggressione degli sprechi. È il futuro. È il futuro che può iniziare da oggi. Che diventino 2,5 miliardi. È il futuro che può iniziare da oggi. Attraverso un'aggressione degli sprechi si può tranquillamente andare a ripianare il buco di ATAC. Sulla tassazione, Roma è la città più tassata d'Italia. C'ha un'aliquota IRPEF che è dello 0,9%. Pensate di ridurla? Abbassarla se è possibile. Purtroppo non è possibile. Sa perché? Perché noi abbiamo un buco che è molto più grande di 1,5 miliardi e che ci pesa tra i 12 e i 16 miliardi, che è andato a confluire in quella che potrebbe essere chiamata per semplicità la bad company di Roma Capitale, che viene chiamata gestione commissariale. Grazie alla mala politica che ci ha preceduto, praticamente tutti i romani ogni 1° gennaio dovranno pagare da qui al 2040 200 milioni di euro l'anno per andare piano piano a ripianare quel buco. Quindi allo Stato è impossibile dire ridurremo le tasse. Cioè, sicuramente questo vale per lo 0,5 e lo 0,9, però sì. Lo 0,4 dipende dal comune, quindi il comune potrebbe decidere di abbonare lo 0,4 e far pagare i romani solo lo 0,5. Il comune potrebbe deciderlo se non partisse già da un ulteriore debito che è meno 550 milioni. Purtroppo la gestione delle casse romane è stata fatta molto allegramente dai precedenti partiti, quindi noi non ci sentiamo di dire abbasseremo le tasse. Quello che ci sentiamo di dire è inizieremo a rimettere i conti in ordine e se sarà possibile noi per primi abbiamo tutto l'interesse ad abbassare le tasse. Ad esempio uno dei punti sui quali vogliamo concentrarci è la possibilità di far pagare una tariffa rifiuti puntuale, cioè più differenzi più sei bravo a fare la differenziata, quindi meno inquini, meno paghi. Senta, avvocato, nelle città normali d'Europa ci sono anche città i termovalorizzatori. Città normali mi piace. Sì, città normali, ci sono i termovalorizzatori. Ma voi, per carità, e come mai? Sbagliano tutti loro? Beh, i termovalorizzatori sono una soluzione molto semplice a un problema... E perché la fanno dappertutto? Perché purtroppo a livello nazionale questi politici un po' da strapazzo hanno deciso di mettere... Parlando di Europa e non solo di Italia. Germania. Ma l'Europa non parla di termovalorizzatori. L'Europa non parla di termovalorizzatori. L'Europa parla di un ciclo virtuoso di rifiuti. In maniera molto subdola i nostri politici hanno deciso di incentivare i termovalorizzatori che sono inceneritori e che di fatto disperdono nell'aria particelle tossiche che entrano nei polmoni, entrano nelle piante, quindi poi comunque ce li rimangiamo tutti, invece di andare a incentivare cicli virtuosi, per esempio i centri di riciclo, i centri di recupero. Quindi è chiaro che gli imprenditori, pur di ottenere degli sconti, andranno a investire in una tecnologia che è morta, che è superata e che produce morti. Stiamo avvicinando alla fine. La sua idea sull'edilizia, nelle città normali d'Europa ci sono continuamente si rinnovano, riqualificano delle zone, fanno dei bellissimi. Come non si muove niente? A Roma è stata stracementificata, è stata stuprata dai palazzinari, chiamiamoli così. Adesso per prima cosa quello che dobbiamo fare è dare servizi essenziali a tutte quelle zone urbane nate un po' a caso e che hanno visto il proliferare prima di palazzi e le strade, l'illuminazione, le fogne sono assenti. Quindi necessariamente dovremo andare a investire
in quel settore. Poi la nostra idea è molto precisa: Roma ha circa 100.000 appartamenti trasfitti e invenduti. Quindi assolutamente non servono nuove costruzioni, serve una migliore gestione del patrimonio edilizio, sia pubblico, del quale ancora non conosciamo l'esatta consistenza ed è un problema, sia privato, quindi andare a contrattare con i privati per cercare di immettere all'interno del mercato edilizio, magari anche a canoni agevolati, tutti questi immobili. Un'ultima cosa, lei è donna e mamma, avrebbe votato la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del compagno? Beh, mettiamola così, quando questi bambini crescono all'interno di una famiglia, è molto duro dire a un bambino che magari perde un genitore: no, non puoi stare più con l'altro tuo papà o con l'altra tua mamma. No, io sto parlando invece di quelli che vengono importati, che nascono con l'utero in affitto piuttosto. Ah, quindi lei parla di utero in affitto, perché sono due temi molto diversi, distinguiamoli. Però lei sa bene che il vero problema è l'altro, l'utero in affitto. Per quanto riguarda l'utero in affitto, la mia opinione personale è che proprio perché sono donna e mamma, non ritengo questa pratica ammissibile. In più consideriamo un altro fatto, che in molti paesi del mondo questa pratica viene utilizzata per sfruttare la povertà delle donne e lucrare sulla povertà, per cui questi bambini vengono in effetti comprati. Quindi io, come opinione personale, l'utero in affitto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi per essere stati con noi. Buonanotte.